Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati. Rieccomi qui con un nuovo video. Allora, ragazzi, vi devo dire che qui ha fatto un caldo terribile, penso come tutta l'Italia è stata colpita da questo caldo. Quindi oggi ne approfitto per fare un piccolo video acquisti che ho fatto in questi giorni, ma l'ho fatto solo due o tre volte, mi sembra, perché faceva troppo caldo, non potevo fare i video, ragazzi, era una cosa proprio impossibile. Oggi c'è pioveggina un po', ieri ha fatto un temporale terribile, quasi come una tornata, sapete così, e ieri è stato proprio brutto, però ha rinfrescato un po' l'aria. Stamattina oggi pioveggina un po', quindi ho deciso di farvi, ci sta un po' d'aria, aperto un po' dappertutto, ci sta un po' d'aria, quindi ne approfitto per farmi questo piccolo video haul. Quindi sono andata a fare due negozi, ci sono i saldi da I saldi, sì, ci sono adesso confondo tra l'italiano e il francese. Allora, ci sono i saldi dappertutto, quindi io ne ho approfittato per prendere poche cosine. Non ho bisogno più di tanto perché ho tutto, però insomma, ho voluto prendere qualcosina perché mi piacevano. Quindi adesso iniziamo. La prima cosa che vi faccio vedere, sono andata da Zuiki. Allora, da Zuiki, ecco qua. Ho fatto due acquistini da Zuiki, cioè avevo preso prima un altro vestitino, però mi andava troppo largo e non era il stesso modellino che ho preso qui adesso, però era molto largo, quindi non mi piaceva, no. Quindi sono andata a cambiarlo, quindi sono andata due volte da Zuiki, però ho preso sempre due cosine. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, per prima cosa ho preso questo top, vedete? Questo colore così, adesso non lo vedete bene, ma il color più chiaro è carta da zucchero. Quindi è un top satinato, vedete? Bello grande, bello largo, vedete, fatto con le maniche così, sta fatto propriamente bene. Sono articoli che non costano, io pensavo che da Zuiki costavano di più, invece no, sono proprio prezzi proprio bassi, insomma, prezzi buoni. Quindi ho preso questo top più in là, quando farà più fresco, perché con questo tempo non mi permetterei mai di mettere una roba così satinata. Però il colore è molto bello, è color carta da zucchero. Lo vedete molto più scuro, non lo so perché ci stanno le nuvole, però è molto molto carino, veramente. Il tessuto è molto morbido, le finizioni stanno fatto bene. Quindi così una scollatura bella larga, con le maniche corte e insomma è proprio carino. Quindi questo l'ho preso, stava al 50%, l'ho pagato 5 euro. Vedete, stava all'inizio stavano 10 euro e l'ho pagato 5 euro. Sono andata l'altro giorno per cambiare il vestito, quell'altro vestitino e ce n'erano ancora. C'erano anche altri colori, ma sono colori che a me non davano. Non vanno bene, color militare, color, che cosa c'è? Militare, ruggine, stava anche beige, ma beige non l'ho voluto prendere perché si vedeva il trasparente, era bianco, crema, ecco, piuttosto crema e si vedeva tutto il trasparente e quindi no. E allora mi sono preso questo molto carino e veramente per 5 euro ne è valsa veramente la pena. E poi, come avevo detto, ecco, qui ci sta lo scontrino, ecco qua, 2 o 3 giorni prima, forse, sì, avevo preso un altro vestitino, ma mi andava troppo largo, quindi sono tornata, sempre da Zuiki, e mi sono preso questo vestitino, che è molto molto carino, e a me piace molto. Allora, il vestitino è questo, vedete? Sono questi fiorellini sul color lavanda, è tutto bianco, vedete? È così. Vedete? Adesso come farvelo vedere, semmai mi metto in piedi e ve lo faccio vedere. Vedete? È lungo, vedete? E ci sono questi sbalzi sotto, così, fatti così, vedete? Quindi ha parecchi sbalzi, uno qua, no, uno solo, non dico, non ce ne sono molti. Vedete? Sono questo il colore bianco e questi fiorellini lilla, vedete? E poi si è fatto il toppino sopra così, con le bretelline. Quindi questo vestitino mi va benissimo, proprio a pennello, è stato però sembra che è stato fatto su di me, quindi mi è piaciuto molto molto leggero per queste giornate che sono troppo troppo calde.
Questa va benissimo, lunga fino sopra al piede, ma non appoggia per terra, quindi va benissimo, la lunghezza va benissimo, molto leggero, bello, vedete, fluido, leggero e insomma mi è piaciuto molto. E questo vestitino l'ho pagato lo stesso prezzo di quello che avevo cambiato, 10 euro, stavano e 20 euro e l'ho pagato, il 50% l'ho pagato 10 euro. E anche questo mi è piaciuto molto, il tessuto bello fresco. Quindi ho aspettato per farvelo vedere prima di metterlo, perché andrò a lavarlo prima. Io li lavo sempre, qualsiasi cosa, sia per la casa sia per l'abbigliamento, io lavo sempre prima, non mi metto mai così. Quindi da Zwicky ho speso 15 euro. Prima dico, lo togliamo. Poi sono andata da Lupin, anche questo sono andata due volte da Lupin e ho fatto due acquisti 3-4 giorni di distanza, insomma, quando ho potuto uscire un po' perché il caldo era caldo troppo, troppo, troppo. Allora, dall'Upim, ecco qua, molto bello questo Upim, grande, spazioso, fresco, ci sta di tutto. E quello che mi è piaciuto di più è dove si vanno la cabina di essayage, le cabine per provare i vestiti. Molto spazioso, con poltrone, proprio bellissimo, bellissimo. Ci sono una comodità per misurare i vestiti, ci sono specchi dappertutto e queste poltrone che sono meravigliose. Da parte dove mi sono messa io ci sono due canapè belle, tutti di semipelle, ma proprio bello, sembravano proprio di pelle vera. Poi un'altra poltroncina, ma per misurare le scarpe, veramente proprio bellissimo. Quindi Lupin mi è piaciuto molto. Erano anni che io non andavo perché quando ero ragazzina io ci stava Lupin dove abitavo io e adesso l'ho ritrovato qui dopo tanti anni. Quindi mi sono acquistata per prima cosa che avevo bisogno, perché quelli che avevo, insomma, erano un po', no, che sono andati a male, però volevo cambiare. E mi sono trovate queste ciabatte, ma elegantucce, per uscire. Ecco qua, allora vedete, stanno fatte così. Appla, vedete? Sono tutte incastrinate di seca, tutti brillantinosi, però sono discreti perché il colore è nero, quindi non è che, insomma, sono belli lucidi quando ci sta la luce, ma senza, non troppo, ecco, troppo, troppo colorato. Quindi io le ho preferito nere, così vanno con quasi tutte le cose che metto. Ci stavano anche colorate, con le pietrine così tutte colorate, però il numero non andava. Quello mi era piaciuto perché i colori erano belli, andavano sul bianco, sul verde, insomma erano belle, però il numero era troppo piccolo, troppo grande, adesso non mi ricordo, troppo piccole, ecco, troppo piccole. Quindi io ho preso queste, le ho messe, le ho provate, sono comode. Io questo tipo di scarpe così non le ho mai portate perché avevo sempre paura che facevano male. Ma le mie figlie ce l'hanno, mio figlio ce l'ha anche da uomo e dicono che sono comode. Quindi mi sono preso anche io queste ciabatte, scarpe, non so come le chiamano. Quindi queste le ho pagate, adesso non mi ricordo neanche più il prezzo, vediamo un po'. Queste le ho pagate, ah sì, le ho pagate 13,49 euro, anche queste stavano scontate al 50% e stavano normalmente 27 euro. Ecco. E ho pagato 13,49 euro, ecco qua, 13,49 euro i sandali, ok, ciabatte, 13,49 euro. Poi, quindi, le ciabatte, e poi mi sono presa due prodottini della Astra. Mi sono presa, ho visto un video di una ragazza che io seguo, allora il nome adesso non mi viene, però come si chiama il suo canale? Arte per te, ah, Ombretta, Ombretta, e ha fatto vedere in questo, io la saluto se mi vede, ciao ciao, non mi conosce, non l'ho mai scritta, però insomma, no, mi piace molto questa ragazza, questa signora quando fa i video. Quindi ha fatto vedere pochi giorni fa in un suo video che ha utilizzato questo prodotto, quindi questo fondotinta e correttore della Astra, ecco qua, il numero 01, non so se vedete bene, 01, 01, vediamo forse qua, ecco 01, ed è, e
dura 16 ore. Ecco qua. Quindi su lei andava benissimo, si è messo sotto agli occhi e proprio illuminava il viso. Mi è piaciuto molto e quindi l'ho potuto prendere anche io. Voglio provarlo anche su di me. E questo l'ho pagato 10 euro. Fondotinta, sì, 10,90 euro. Fondotinta, 10,90 euro. Quindi andrò a provarlo. Non l'ho ancora provato perché aspettavo di fare il video. E poi ho preso anche questa cipria bianca. Io volevo prendere quella della Essence, che tutti ne parlano bene. E mi sa che anche Ombretta nel suo video parla di della cipria bianca, però non mi ricordo, non mi sono ricordata se era Essence nel suo video o Astra. Comunque Essence non ce n'era e ho preso questa della Astra. No, non è Astra, della Catrice. Vediamo un po'. Questa è Astra, sì. Questa è della Catrice, non è Astra. Della Catrice è polvere bianca. Speriamo che è buona. Ho trovato solo questa e ho preso questa. E questa l'ho pagata. Adesso vi dico subito, la cipria l'ho pagato 4,49 euro. Eccola qua, vedete? Cipria 4,49 euro, quindi è come si chiama? È una cipria pigmenti, boh, insomma, speriamo che Shine Control Power 12 ore. Vedremo, vedremo che cosa otterremo con questa cipria. Spero che è leggera, che non è troppo, diciamo, pesante, però andiamo a provarla e vedremo come sarà. Quindi da Lupin ho preso queste tre cosine e queste sono state, quindi, come vi dicevo, la prima volta. E poi sono ritornata un altro giorno e mi sono presa due cosine ancora. Allora, qui ho speso 5,63 euro, proprio poco. È sempre da Lupin, ecco qua. Allora, mi sono presa una come la chiamano? Una canottiera, ecco, una canottiera, vedete? Molto molto carina. Vedete come sono fatte le bretelle con tutti questi ricci. Ma bella, vedete? Elasticizzata. E davanti è fatta così. Adesso la faccio vedere, insomma, tutta bella piena di ricci. No, non riesco a prenderla. Ecco, è così, vedete? Davanti e dietro anche. Vedete, sta fatta con questi fiori, questo colore è un po' turchese, bianco e turchese, perché io ho questa è una canottiera per mettere la notte, per fare un pigiamino, perché ho già il pantaloncino corto di questo colore e mi mancava il sopra che andava bene. Quindi ho trovato questa che più o meno il colore si adatta al pantaloncino. Comunque sono per dormire la notte, è un pigiamino, quindi va benissimo così. E questo l'ho pagato, allora adesso vi dico, la canottiera l'ho pagata, stava, no, 2,99 euro, non c'era lo sconto. Mi sembra che questo non c'era lo sconto. Vediamo un po'. Adesso vi dico. Ah, sì, stava scontato. Ecco, vi dico anche una fesseria. Vedete, da 9,99 il prezzo normale era 9,99 solo la canottiera. L'ho pagata al 70%, quindi l'ho pagata 2,99 euro. Adesso vi faccio vedere. Vabbè, facile a fare il calcolo. Ecco qua, 2,99 euro. E poi, quindi, anche questa andrò a lavarla. L'ho misurata, comunque mi va bene. E poi ho preso anche, vabbè, ragazzi, io adesso ve lo mostro, uno slip. Allora, questo è uno slip che stava uguale 4,99, stava al 50%, l'ho pagato 2,50 euro. Allora, è uno slip che ho preso, l'ho preso un po' alto, perché con i vestitini d'estate si vede il trasparente, quindi bisogna mettere degli slip color nude, così non si vede, perché anche il bianco si vede. Quindi sono andata a prendere questa mutandina che sembra bella alta, però allungandola non lo è, e ho preso così color nude per andare sotto i vestiti chiari, così non si vede. Per esempio questo vestitino bianco, vedete, io se lo metto sotto non si vede. Ecco qua, vedete?
non si vede, ok? Quindi l'ho presa apposta un po' più alta, così che non si vedono le forme, non si vede proprio il taglio dello slip, e ho preso questa, quindi da 5 euro l'ho pagata 2,99. È molto morbida, vedete? Il tessuto è bello elastico, molto morbida, e voilà, questo slip per mettere sotto con i vestitini chiari d'estate. Adesso vi faccio vedere anche il prezzo, questo l'ho pagato. Slip da 4,99 l'ho pagato 2,50 euro, ecco, meno 2,50 euro, ecco qua, questo è il prezzo e l'ho pagato 2,50 di meno, ok? Dunque, questi vestitini e queste cosine le ho prese tutte a Lupin, e gli ultimi che vi ho fatto vedere è Lupin, e abbiamo finito. Poi sono andata a fare un giretto dai cinesi, perché avevo bisogno di tende per le zanzare, delle zanzaniere, e su Amazon, io quando abitavo in Francia le avevamo preso su Amazon, ma le avevo pagato mi sembra 10 euro, 10, adesso su Amazon stanno 27-30 euro per le misure speciali che volevo io. Quindi sono andata dai cinesi, sono andata da questo negozio che ero già andata l'anno scorso con mia figlia, dal, come si chiama? Zali Home. Pesa Zali Home. Quindi ho trovato le zanzaniere, allora una già l'ho messa, sta qui, un'altra è nella cucina, e ne ho prese quattro, perché ho preso una per qui nella sala, una per la camera, una per la cucina e una per la cameretta di mio figlio. Quindi questa e quella stanno già messe, e adesso vi faccio vedere le scatole come sono. In tutto ne avevo preso 4. Quindi la marca è questa, KMT Steel, zanzaniere per porta e finestra. Quindi questi io ne ho preso uno di un euro, sì, buonanotte, uno di 1,20 m di larghezza e uno di, cioè due di 1,20 m di larghezza e due di 1,30 m di larghezza, e l'altezza 2,20 m, e vanno veramente benissimo, vanno precise, sono bellissime, si chiudono bene, ci sta una dentelle, ci sta un pizzo sopra, qui, vedete, qui sopra ci sta un pizzo, adesso non so se si vede, no, non ci sta la foto, ci sta il pizzo sopra così, ma penso che tutti i negozi cinesi si vendono. E mi è piaciuto moltissimo, e l'ho pagata solo 4,99 euro la zanzaniera, quindi un'economia enorme, perché se spendevo anche 25 euro, 25 50 50, mi sarebbe costato 100 euro di zanzaniera, invece qui con 20 euro ne ho avuto 4. Quindi ragazze, se cercate una zanzaniera nei negozi cinesi e trovate questa marca, è ottima, scendono bene, non fanno pieghe, mi piace moltissimo. Io l'ho preso nero, il color nero, che perché il bianco si vede lo sporco, e anche perché il bianco dà più fastidio, vede questa cosa bianca, invece col nero è trasparente praticamente, a parte la chiusura in mezzo e la sopra la bordura, diciamo il bordo di merletto, non si vede. Quindi ho preso quindi 4 di zanzaniere, 2 sono state già messe, adesso oggi pomeriggio andiamo a metterne ancora 2. Quindi 5 euro la zanzaniera, ogni zanzaniera. Poi ho preso anche una, come si chiama? Come si chiama qui? Una tovaglia felpata, ah sì, una tovaglia felpata ma plastificata all'esterno. Eccola qua, non mi piace il motivo, ve lo dico francamente, non mi piace, però era una delle più belle. Se no stavano tutte con i fiori, con gli arance, con disegni orribili, colori che a me non piacevano, quindi sono andata più su questa un po' più, diciamo, più delicata, e questa andrà in cucina, sul tavolo della cucina, ok? Quindi questa un euro, un'altra volta un euro, 1,20 m per 1,80 m, e l'ho pagata 6 euro, adesso vi dico il prezzo, ah no, 7,99 euro, ecco qua anche il prezzo, ecco. 7,99 euro, quindi anche questa andrò a metterla, vedremo che cosa. Io veramente non sono abituata con le
come si chiama? Come si chiama? La tovaglia di plastica. Però in cucina, essendo questo tavolo, io lo utilizzo solo per preparare i pranzi, per mettere le cose sopra, ma non mangiamo, almeno per il momento non mangiamo perché fa caldo in cucina, anche se abbiamo climatizzato, ma a me piace mangiare con lo spazio. Sono stata abituata dove abitavo prima sempre a mangiare nella sala, quindi noi mangiamo sempre qui. Quindi questo è solo quando io preparo, insomma, la tavola. E poi ho preso anche un bagno schiuma Malizia. Questa mia figlia l'adoro, lei è pazza di Malizia, quindi sono andata a prenderla anche io, perché questo a mia figlia ricorda quando andavamo in vacanza da mia mamma a casa dei miei parenti e trovava, diciamo, questo bagno schiuma che mia madre prendeva sempre. Quindi mia figlia se l'è preso e sono andata a prenderlo pure io, e effettivamente mi ricorda quando mia madre prendeva sempre Malizia. Quindi ho preso Malizia, mi sembra che l'ho pagato, adesso qui non c'ho lo scontrino, no, non l'ho messo dentro, mi sembra che l'ho pagato 2,50 euro, boh, non mi ricordo. Quindi pagata pochissimo, e poi ci sta un litro, quindi c'è il profumo, ragazze, una meraviglia. Allora, io ho preso crema di latte, credevo che era Lotus, no, è crema di latte, ecco qua, e il profumo è delizioso, ragazzi. Se volete andare indietro col tempo, Malizia, profumatissimo. Quindi ci durerà un bel po', un litro, perché mio marito è il suo, mi durerà un bel po', mio figlio è il suo, quindi mi durerà un bel po'. E poi avevo bisogno di nuovo di ammorbidente per la biancheria, e ho preso un'altra pelce azzurro, perché l'altra volta avevo preso la confezione grande e mi era piaciuto moltissimo, quindi ho ripreso questa, la confezione più piccola. Il prezzo adesso non mi ricordo, però il profumo è pazzesco, a me piace molto. Ragazzi, si sente il bucato fresco, il pulito, ecco. Quindi ho preso questa bella confezione di 1,25 litri di ammorbidente classico della felce azzurra. Ok, fatto vedere questo, le borse sono vuote. Allora ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, era un bel po' di tempo che non facevo video di questo genere, prima di tutto perché abbiamo traslocato, poi prima preparato il trasloco, poi abbiamo traslocato, poi abbiamo messo a posto qua, poi faceva caldo, insomma era un bel po' e che non facevo questa tipologia di video. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ragazzi, non dimenticate di mettere un pollice in su, di condividere il mio video più che potete, e niente, io ringrazio tutti i nuovi iscritti, vi mando un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima. Ciao, bisù, ciao ciao!